canto di noi. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando tu. Ma sempre insegnandomi la vita della santità.
Mi ricordo la notte in cui mia mamma stava morendo, chiamai lui. Lui ha fatto il funerale di mia mamma Santina qui a Roma. Lui mi ha seguito con tanto affetto. Quando sono tornato improvvisamente in diocesi, ha chiamato il mio esco. Vedi, Don Angelo, noi la ricordiamo tutti, tutti qui, sono qui, certo per i nostri amici, ma per lei. La ricordiamo nella pandemia, con il rosario che ci proponeva. La signora Silvana che mi accudisce mi dice di vedere il rosario quando c'è lei. Tutti si ricordano i suoi aneddoti meravigliosi. Lei è un uomo che sta salvando la Chiesa, che sta dando la sua vita e che veramente con coraggio annuncia Gesù. Le sue bellissime celebrazioni delle 17 a San Pietro mi rimarranno sempre nel cuore. Noi li vogliamo bene, noi gli diciamo con tutto l'affetto che sta facendo molto meglio adesso di quando magari era giovane o prima, perché anche queste parole di conforto che le rivolge a noi, questa sera io le voglio rivolgere a lei e mi creda, come le dicevo prima, perché prima di venire qui mi sono confessato, gli ho detto se c'è bisogno io parto e vengo giù per lei. Lo ripeto qui davanti a tutti e sono veramente contento che pur con qualche problema di salute questa sera è venuto qui e venendo qui abbiamo recitato insieme il rosario e l'abbiamo recitato per lui. Ecco, io mi fermo qui, devo solo leggere un elenco per fare l'elenco delle persone che stasera ricordiamo. Però dopo aver letto questo elenco, permettetemi un abbraccio a lui e per piacere, so che il cardinale non è molto di queste cose, mentre lo abbraccio, voi fate un bel applauso, perché se lo mette a tutti. Però questa sera siamo qui in chiesa per ricordare Santina, che è morta il 4 dicembre del 2012, ma siamo qui anche per ricordare tutti gli altri morti della nostra associazione che voglio leggere davanti a voi. Dopo Santina, nel 2015, abbiamo Gerale, uccisa dagli islamisti di Al-Shabaab a Garissa, il 2 aprile del 2015. Poi abbiamo Untung, un disabile di 19 anni, morto da noi in Vietnam, il 1 giugno del 2015. Silvano Ceravolo, medico di mia mamma, morto nell'ottobre del 2015. Bruna, una bambina brasiliana coltellata e uccisa a Salvador de Bahia, a 10 anni, il 13 ottobre del 2015. James, un bambino che era a età Cristian, tu oggi fai la prima comunione, questo bambino è morto di AIDS a 10 anni, l'11 gennaio 2016. Ethan, un bambino deforme di 6 anni, morto in Kenya, il 15 aprile 2016. Phil, una giovane mamma di 30 anni, morta per AIDS, insieme con Waziri, un ragazzo di 16 anni, morto di AIDS. Kenga, morto di AIDS a 60 anni. Tatu, morta a 40 anni di AIDS. Safari, morto a 50 anni di AIDS. Tutti questi morti di AIDS vengono dal nostro amato Kenya e tutti nell'anno 2016, 17 e 18. Poi abbiamo Felix, un poliziotto ammazzato con un'arma da fuoco a 51 anni ad Acapulco, in Messico. Chiwok, una ragazza di 37 anni morta in violenza tra i ratti ad Hanoi, in una povertà incredibile, in Vietnam. Per il giugno del 2018. Poi James, il marito di Tatu, morto in Kenya a 52 anni nel 2019. Tutti ricordate la nostra Everly, la mamma di Santina, morta di AIDS a 38 anni in Kenya, 29 di settembre del 2019. E poi abbiamo un carcerato che Emanuele ha conosciuto, Elvia Copaco, un pluriomicida che aveva incontrato in un carcere a Celia Parca, è morto a 67 anni per Covid. Era il 2020. Mio zio, che lei ha conosciuto, padre Luigi Zucchinelli, morto di SLA, ad 83 anni, a Parma, in Italia, era il 28 novembre del 2020. Cristina Zucchinelli, l'ultima mia zia, morta il 21 di agosto 2021. Edoardo,
bambino piccolo che avevamo preso in adozione a distanza, disabile, lo abbiamo preso in evidenza quest'anno e ha 1 anno e 3 mesi, è morto il 23 di settembre 2021. Ma dobbiamo questa sera aggiungere Ornella, morta per un tumore al polmone, se non sbaglio, se non erro, a Venezia il 28 di ottobre, era sua nipote. E quindi questa sera davanti a Dio mettiamo proprio questi angeli in cielo che pregano per tutti noi. E insieme con loro e con loro continuiamo bene la messa, ci mettiamo in piedi. Però prima permettetemi l'abbraccio al mio cardinale. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le gente, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come torrenti del Negri. Chi semina nelle lacrime vieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare. Ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi comuni. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, sempre quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione che vi facevo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti, Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi dell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e reprensibili per il giorno di Cristo, nei colmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Santi i tuoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia.
già vediamo davanti a noi la luce dell'Immacolata. E viene spontaneo andare con il pensiero a Lourdes, che è la città dell'Immacolata. L'11 febbraio del 1858, in una splendida grotta alla periferia di Lourdes, la Madonna apparve a Vera del Gesù di Lourdes. Aveva 14 anni e non era stata ancora ammessa alla prima comunione, perché la famiglia era poverissima, doveva lavorare, non poteva frequentare il catechismo. Per cui a 14 anni ancora non ha ricevuto alcuna comunione. Giuseppe Fortunato, 10 anni già fatto la comunione. Pensate che Bernadette era figlia di un cugnaio fallito. Erano talmente ridotti in povertà che avevano finito per vivere in una cella di prigione abbandonata, chiamata Cachò. Pensate, era abbandonata quella cella perché è malsana per i carcerati e allora andrà a finire lì. Papà, mamma e 5 figli con una sola finestra che guardavano un cortile dove raccoglievano i letame. Era letta sopra di asma, pensate che terapia questa qui. Ebbene, la Madonna, alla 16ª apparizione, il 25 marzo, allarga le braccia, guarda in alto quasi per chiedere permesso e dice: io sono l'Immacolata Concezione. Pochi anni prima, 1854, qui a Roma, il Papa Pio IX aveva proclamato con la sua autorità il successore di Pietro che l'Immacolata Concezione di Maria appartiene al patrimonio della fede cattolica. E la Madonna a Bernadette disse anche, durante un'apparizione: vai in fondo alla grotta, scava. Benedetta Donna guardò, scavò, c'era tutto fango, ma improvvisamente dalla roccia esce una sorgente d'acqua limpidissima che ancora scorre ininterrottamente. E pensate, cominciano i primi miracoli e anche le prime conversioni. Addirittura pensate, nel luglio del 1903, un famoso medico, Francis Carrel, che riceverà il Nobel per la medicina pochi anni dopo, andò a Lourdes con l'intenzione di smascherare il fenomeno di Lourdes, disse lui. Arrivato a Lourdes, cadde in ginocchio. Una donna affetta da peritonite tubercolare, con un ventre enorme, la vide sgonfiarsi davanti alla grotta. Non ci credeva, pensava che fosse un'allucinazione. Andò là, toccò il ventre, era guarita, e la donna disse: dottore, la Vergine mi ha guarito. E lui per un giorno intero ha lottato, ha raccontato in un libro che oggi si legge veramente con emozione, ha raccontato che per un giorno intero ha lottato perché non credeva in Dio e non poteva credere anche nei miracoli, non miracolo c'era. Alla fine disse: Vergine benedetta, hai vinto, hai mandato in frantumi l'orgoglio, il mio orgoglio, ora credo, ciecamente credo. Era 1903. 1910, va a Lourdes Alessandra di Ludovicalotti, che era stata una scandalosa amante di Gabriele D'Annunzio, il quale, come tutti quelli che vivono di capricci, va abbandonata. Era già trovata di strada. Morto il marito, morti i due figli tubercolosi, va a Lourdes disperata. Cade in ginocchio ed esclama: Gesù, tu mi mancavi quando ho capito. E diventa monaca carmelitana e muore nel Carmelo. A Lourdes, che c'è stato, forse l'ho visto, nello stradello che scende dalla Basilica dell'Immacolata, a livello della grotta c'è una statua, un monumento che raffigura un cieco. Si vede infatti che gli occhi sono spenti e fa così con le mani. E dietro c'è scritto: questo monumento l'ha donato una donna italiana che a Lourdes ha ritrovato la fede. E sotto ancora c'è scritto: ritrovare la fede è più che ritrovare la vista. Chi ha fatto quel monumento? Alessandra di Ludovicalotti. Però attenti, mentre avvengono questi miracoli, queste conversioni, nasce anche la guerra contro Lourdes. Perché la luce dà fastidio, crescendo il buio.
Pensate, un professore della Sorbona, un certo Maurice Boissin, arrivò a dire testuali parole: Bernadette è una demente allucinata che i preti, dopo averla utilizzata, hanno rinchiuso in un remoto monastero. Il vescovo di Belen protestò e disse: non è vero, se vuole gli paghiamo il biglietto noi, venga a Nevers e veda Bernadette. È lucidissima ed è entrata nel monastero dopo 8 anni di riflessione liberamente. Non ha risposto. Un altro rappresentante dell'ateismo francese, Émile Zola, andò a Lourdes nel 1893 con il pellegrinaggio nazionale francese con l'intenzione di smascherare, disse lui, il carnevale di Lourdes. Arrivato a Lourdes, ecco cosa accadde. Una donna, una certa Marie de Marchand, era affetta da un lupus tubercolare sul volto, un volto orribile, affetti i polmoni. Questa povera donna non potevano neanche immergere la piscina, si è bagliata in una di contagi. Hanno raccolto da una parte l'acqua, l'hanno immersa e è uscita guarita perfettamente. Il volto completamente ricostruito, è andata al mio medico, al suo medico, Zola venne chiamato, disse: sì, ma questo è frutto dell'emozione che lei ha provato qua, sicuramente scomparirà. È vissuta altri 40 anni ed ha avuto 5 figli, eppure è bisogna non ha voluto credere. Dobbiamo riflettere veramente e ringraziare il Signore per il dono della fede. Credimi, la fede è il più grande dono che noi abbiamo. Ma c'è di più. 3 anni fa, a Lourdes, è caduto un fatto che fa riflettere. Il Gange, che scorre davanti alla grotta, ha trascinato. L'acqua è andata nella grotta, ha invaso tutto l'altare, tutta la penale dell'altare. Quando si è ritirata, è rimasto uno spesso strato di fango nella grotta dell'Immacolata. Tutti ci siamo interrogati, ma perché? Niente accade per caso, era un segno. La Madonna ci ha detto: avete infangato l'amore, non sapete più amare, perché? Perché avete calpestato la purezza, che è una condizione indispensabile per poter amare. L'amore è il dono di se stessi, ma per donarsi bisogna possedersi. Se non ti possiedo, non ti puoi donare, puoi avere soltanto capricci. E difatti sentite cosa è accaduto. Nel 2015 è morta la moglie del celebre cantante dei Beatles, John Lennon. In occasione della morte della moglie, hanno intervistato anche i 2 figli. Il figlio più grande, Giulia, gli hanno posto questa domanda: che ricordo hai di tuo padre? Se lì la risposta, quando l'ho letta, forse non credevo negli occhi, l'hai pubblicata, su internet si può trovare. Lui ha detto: mio padre cantava sempre d'amore e parlava sempre di amore, ma mio padre non ha mai amato nessuno. Non ha amato la mia mamma, non ha amato neanche me. Semplice motivo che mio padre era incapace di amare. Quanti ce ne sono oggi in giro? Ma non sentite quello che succede in tante famiglie? Di oggi la notizia che i genitori di un ragazzo in America è andato in classe a scuola e ha sparato, ucciso 31 persone, hanno arrestato i genitori oggi. Quando hanno saputo che cosa c'era dietro, oggi sono pochissime le famiglie nelle quali c'è la luce di Dio. Ringraziamo il Signore per le promesse che voi rinnovate oggi, che idealmente tutte le famiglie rinnovano insieme a voi. La famiglia è uno specchio di Dio. Mi sembra bello a questo punto ricordare un bergamasco, Papa Giovanni. Sapete che è stato lui a dire la prima volta all'angelo sulla finestra? Prima di lui non c'era questa usanza. Ha iniziato lui. Il 9 novembre 1958, era stato eletto nell'ottobre, quindi poche settimane dopo, quando si affacciò alla finestra disse:
questa preghiera che tanto cara. E ci tengo a dire che non l'ho imparata né in parrocchia né in seminario, l'ho imparata dalla viva voce della mia mamma, la quale, quando suonava la campana del villaggio, e allora nessuno aveva un croce, subito l'altra voce diceva: l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. E Papa Giovanni disse che noi 13 figli, che dormivamo tutti per terra, su pagliarici di foglie che erano turco, rispondevamo alla preghiera della mamma. A casa mia la giornata cominciava così e terminava la sera con i rosari intorno a mio padre. D'inverno attorno al focolare, d'estate nell'aia dopo il lavoro nei campi. E concluse: eravamo tanto poveri. A casa mia la poletta quasi tutti i giorni, ha detto lui. Le scarpe sono tanto per le feste. Però sentite quanto era bella la mia casa. Era piena di Dio. Io vi auguro che si possa dire anche noi genitori di presenti. Guardate il vostro amore, la vostra fedeltà, l'amore vero, i vostri figli possano dire: la nostra casa è piena di Dio e si vede nell'amore dei genitori. Salutate Gesù Cristo. Abbiamo anche Adelina e Lamberto che fanno 47 anni per camminare onariamente, mi dice anche Loanelli. Queste sono le coppie che adesso ripeteranno davanti a noi il momento del loro matrimonio. Cari sposi, nel santuario del vostro cuore, in questo momento rinnovate il vostro sì. E ora insieme, pubblicamente, ripetete la preghiera che conoscete, che avete detto davanti ai vostri occhi. Benedetto sia tuo Padre, perché ci ha dato nelle vicende dei rischi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre in te e reciproco con noi, per essere buon testimone del portale della mia casa in Cristo Signore. Prendetevi per mano per la benedizione che il cardinale sta per voi, sta impartendo per voi. Datevi la mano destra come del giorno del vostro matrimonio. Metti in volto su di voi la benedizione del Signore. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore che è inevitabile, e colmi la vostra casa delle sue benedizioni per Cristo nostro Signore. Benediciamo ora gli eventi che sono ricordo e memoria quotidiana del vostro Signore. Accresci e santifica, Padre, la comunione di amore in questi sposi, che ricordano davanti a te
il giorno santo in cui si scambiano a regno un segno di fedeltà, ma che sperimentino sempre di più la grazia e la gioia del sacramento del Signore per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per averci fatto incontrare
e sperimentare attraverso la via del matrimonio la nostra vocazione all'amore. Le parole del Salmo ci hanno accompagnato con gioia in questi 30 anni insieme, anche attraverso le difficoltà che la vita ci ha riservato. Continua, oh Signore, a proteggere noi, i nostri amici che celebrano questo speciale anniversario di matrimonio, e tutti gli sposi, affinché siano testimoni del tuo amore. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per noi tutti qui presenti e per tutti gli sposi, perché siamo ancora capaci di trasmettere anche come sempre ai nostri figli e ai nostri nipoti l'amore per Dio e per il prossimo come vero valore della vita. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo, Signore, perché possiamo essere degni della vocazione al matrimonio alla quale ci hai chiamato. Ti ringraziamo per i nostri figli, per i parenti, per gli amici che ci circondano, per il loro affetto. Fa che questo calore ci aiuti nei momenti di difficoltà e fa che a nostra volta possiamo essere di conforto e di aiuto per chi ne ha bisogno. Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per la nostra associazione e per la nostra fondazione. In un anno tanto bello e anche grandi sfide. Lunedì, Fondazione Santina firmerà dal notaio l'adeguazione al terzo settore. Per tutte le opere che in nome di Santina stiamo facendo nel mondo, per tutti i bambini, sono più di 300, evidenza che lei ha adottato qualcuno negli anni che abbiamo in adozione a distanza. Per tutte le persone che sono scomparse e che abbiamo ricordato, per questo noi ti preghiamo. Preghiamo per Cristian, che oggi riceve Gesù nel suo cuore, ma oggi è il giorno del suo compleanno, quindi vogliamo fare festa con lui, pregando proprio per lui, per la sua salute, per i suoi genitori, perché il Signore oggi lo faccia crescere non solo di statura, ma anche di interiorità. Per questo preghiamo. Ascolta. E poi una preghiera molto di riconoscenza a Dio, ma anche di preghiera. Vorrei pregare per mia sorella Carolina e mio nipote Paolo, che il 12 di dicembre compirà 22 anni. Poi vorrei pregare per Olinda in Venezia e per Josemel, che lei ha fatto la cresima, sono in Perù. E vorrei pregare per l'ultima signora che davvero mi accudisce, che è Silvana, per il suo figlio Corrado, per la sua figlia Anna e il suo nipote. Ecco, proprio per Alessio, che è piccolo, per loro e per tutte queste persone, per questo noi ti preghiamo. E poi affidiamo alla Madonna Immacolata e alla Vergine di Guadalupe, il prossimo 12 dicembre, il nostro amatissimo cardinale Angelo, perché possa con la sua salute e il suo esempio, come questa sera ci ha insegnato, essere ancora per tanti anni, per tutti noi, uomo di Chiesa che ci indica Gesù e che dà pace ai nostri cuori. Per questo noi ti preghiamo. Tutte le nostre preghiere che abbiamo espresso, ma anche quelle che sono nel silenzio del cuore, le mettiamo nel tuo cuore, oh Signore, attraverso le mani immacolate di Maria, affinché tu ci doni la risposta che fa il nostro tempo per Cristo, nostro Signore. Amen. Della vita e dell'amore dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi
domanda di salvezza. Umili e pentiti, ma con Gesù Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio e ogni seconda dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. Signore, riceva dalle mani questo sacrificio, allora e ora del suo nome, e per bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, all'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua infinita misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto il nostro cuore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente il nostro cuore giusto. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese lo portò in tempo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore, che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trova vigilanti nella preghiera, esultanti nella notte. Per questo dono della tua benevolenza, cui ti adianti nella carcaccia, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, che riconosci nell'offerta della tua chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, il suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Paolo apostolo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro vescovo, Papa Francesco, il nostro vescovo Angelo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, la nostra sorella Santina, pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, e l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Amen. Obbedienti alla parola di Gesù e seguendo il suo divino insegnamento con tanta fiducia, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo Spirito. Diamoci uno scambio della pace con un sguardo. Ci prepariamo ora per la Eucaristia, voglio dirvi solo una buona morte.
Se venisse qui il Papa Francesco, saresti contento di vederlo. Se venisse qui il Papa, saresti contento di vederlo. Se venisse Ronaldo, saresti contento di vederlo. O ancora di più. Se venisse qui un grande, non so, trapatto, potrebbe mandare gli occhi dell'Atalanta alla signora Silvana. Tutti, a un figlio, vieni, mi fai un autografo. Ora, amici, il cardinale darà a noi la possibilità di incontrare Dio. Non ci rendiamo conto, avremo paura. Padre Pio aveva paura di incontrare Dio. Ma lo incontriamo superficialmente. Io non voglio che fai così, Cristo. Tu devi dire che sto per incontrare Dio la prima volta nella mia vita. Vieni un pezzo di pane. Come fai a vederlo? Come facciamo a vederlo nei poveri se non siamo capaci di vederlo in questo pezzo di pane che da poco il cardinale ci presenta? Madre Teresa, tutti la ricordate per l'impegno che faceva 5 ore di preghiera al giorno, 5 ore di preghiera al giorno della comunione. Allora, mi sono svegliato bene. Tra poco potrete incontrare non Ronaldo, non Trapatta, non Paolo Francesco, ma Dio. E allora ci riconosciamo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donano a noi la pace. Beati gli animali, paraschina del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ci mettiamo tutti seduti, vengono a cantare la Cristia, ci vediamo fuori con una testa alla sinistra, e vediamo proprio in lui quello che accadrà per noi. È molto più puro di noi il cardinale prima tornato di Florenza. Un bambino di 10 anni che ha fatto la confessione oggi, se non è un angelo lui, io non ho veramente nulla. Guardiamo con devozione questo momento importante per questo piccolo che incontra Dio per la prima volta, poi in silenzio aspettiamo che si siedano e facciamo la comunione. Thank you.
croce, accompagnate Maria, che guida la nostra preghiera. Ci mettiamo in piedi e preghiamo Gesù Bambino, con le parole del Cammino. Disposi dove le Cristian vengono di sacrestia che il cardinale fa un piccolo regalo della Repubblica.